Ehi là Pokéfanatici, io sono Dlarz, bentornati in questo nuovo appuntamento degli acquisti Pokémon del mese di luglio. Come avrete probabilmente notato, ma dico probabilmente perché forse non tutti l'avranno notato, sono leggermente in ritardo con l'episodio di questo mese. Questo non perché io sia pigro o svogliato, cioè lo sono, ma non è questo il motivo. Semplicemente stavo aspettando che uno degli acquisti Pokémon che vi mostrerò nel video di oggi arrivasse, ed è arrivato finalmente. L'altro ieri. Mi farò perdonare però, ve lo prometto. Infatti, dopo diversi mesi in cui abbiamo avuto pochi acquisti, oggi ve ne farò vedere qualcuno di più. Sono stato perdonato? È sufficiente? Mi volete di nuovo bene? Ma prima di cominciare, come al solito, vi ricordo, nel caso non l'abbiate ancora fatto, di lasciare un bel mi piace a questo video per supportare la serie degli acquisti che ho notato che aspettate tantissimo. Tipo, wow, appena inizia il mese subito BOOM! Quando fai gli acquisti Pokémon? Moltiplicato per 200-300 commenti. Ok. Dai, facciamo così: se questo video arriva almeno a 2500 pollici in su, vi prometto che farò il video degli acquisti Pokémon di agosto in tempo. E quando dico in tempo, intendo in tempo, prima che inizi settembre. Oh mio Dio, adesso che l'ho detto, ho fatto tipo una mezza promessa, un mezzo patto, se non lo rispetterò, mi uccideranno. Partiamo prima di tutto con il TCG Pokémon, ovvero le carte collezionabili dei Pokémon, che in questi giorni state vedendo molto spesso sul mio canale con video di spacchettamenti che a quanto pare vi piacciono anche moltissimo. Quindi, muah, grazie mille. Che poi mi fanno troppo ridere quelli che mi commentano dicendo Dlarz, ma com'è che nel video di ieri avevi i capelli corti mentre nel video di oggi ce li hai di nuovo lunghi? Boh, chi lo sa? Non ne ho assolutamente idea. Forse, non lo so, mi sono ricresciuti da un giorno all'altro? Ma io andrei con questa pista. Che poi questo mese ho proprio esagerato con gli acquisti del TCG Pokémon. Infatti vi ho portato la collezione di Celebi, quella di Gyrechi, quella di Blastoise, la team di Xerneas, la team di Veltal. E deve ancora uscire la team di Zygarde, che uscirà, non lo so, dopodomani? Fra qualche giorno, insomma, uscirà, nel quale ho ancora i capelli lunghi, perché ovviamente quei video sono stati registrati 2 settimane fa. Speriamo che questa volta qualcuno lo capisca, che sono video fatti qualche giorno prima che io mi tagliassi i capelli, perché veramente, cioè, se andiamo avanti con dei commenti dove mi si chiede perché ho di nuovo i capelli lunghi, forse ho sbagliato a tagliarmi i capelli, dovevo tagliare qualcos'altro. E questo è tutto lo scatolone che mi è arrivato con la roba del TCG. Come potete vedere, scatolone enorme che non mi metto davanti alla faccia perché sennò mi coprirebbe la voce del microfono. Tipo, sentite qualcosa? Sentite l'audio in maniera peggiore? Beh, mi sembra ovvio. Ecco, tipo così. Che poi dentro ci sono ancora tutte le bustine, le carte, le pellicole, le scatoline vuote, tutta la roba che ovviamente non ho voglia di buttare, quindi ho messo di nuovo tutto qua dentro, perché sì, sono pigro, questo ormai dovremmo saperlo tutti. Wow! Non dovevo farlo. Ah, giusto, c'è una domanda che mi fanno molto spesso nei commenti dei video del TCG, ed è dove compro tutte le bustine, le confezioni, le collezioni, le sleeve, chi più ne ha più ne metta? Compro tutto da Pianeta Hobby su internet, Pianeta Hobby. Lì, compro tutto lì, spero di aver risposto definitivamente a questa domanda perché basta. Passiamo poi al prossimo acquisto, che non è un acquisto ma è un regalo perché come saprete ho fatto il compleanno e Aci Sketch mi ha regalato questo Mon Collet di Greninja. Io adoro Greninja e adoro i Mon Collet, quindi regalo perfetto. Oh mio Dio, sono così un fanboy di Greninja che che poi guardate quanto è bello e fatto bene, io non penso che lo aprirò mai. Sì, perché ho ancora quella malattia, ricordate, ancora non ci sono andato in terapia. Ah! Ritornando ancora al TCG, mi ero dimenticato di farvi vedere una cosa che sicuramente farà impazzire alcuni di voi. Tada! Raccoglitore a 9 tasche per le carte Pokémon di Charizard. Adesso già mi immagino tutte le domande. Dlarz, ma avevi detto che non ti piaceva Charizard? Oh, sì, giusto. Oh, mi ero dimenticato di dirvelo. Che sbadato! Ero ironico. Un raccoglitore bellissimo, direi. Poi l'ho pagato anche relativamente poco ed è a 9 tasche, quindi va benissimo. Io odio quelli a 4 tasche perché si riempiono subitissimo, non ci entra niente. Sono anche antiestetici. Guardate quanto è bello quello a 9 tasche. E che cavolo, 9 tasche è meglio. Hashtag 9 tasche è meglio. Riempiamo questi commenti, dannazione.
E la cosa potrebbe sorprendervi, ma all'interno non ci sto mettendo solamente le EX, le full art, insomma le carte rare, ma ci sto facendo un intero set qui dentro. Il set Generations lo sto completando, ve l'avevo detto, lo sapevate già, qui dentro c'è quasi tutto, quasi, quasi, perché forse per miracolo riuscirò a finirlo. Benché voi avete molta molta ragione quando vi commentate gli spacchettamenti dicendo che sono uno sculato perché... Dannazione, è vero. E comunque state tranquilli perché ho visto che molti di voi mi hanno chiesto di portare un video in cui faccio vedere tutta la mia collezione di carte Pokémon. Lo porterò di questo quando avrò completato il set Generazioni. Sono a più di metà, poi tutte le comuni che mi mancano me le comprerò a parte per completare il set e basta. E comunque ci saranno ancora un sacco di bustine di Generazioni che dovrò comprare e portare sul canale perché sono appena uscite. Le collezioni Pokémon misteriosi di Manaphy, Shaymin, Darkrai, ad agosto, a metà agosto uscirà la collezione rosso e blu di Venusaur, e mi sembra ad ottobre quella di Pikachu, quindi fino ad allora, e finché non completeranno tutti i leggendari del ventennale Pokémon, ha voglia a comprare ancora generazioni. E poi, oh mio Dio, non potete immaginare che cosa ho ritrovato! La mia prima carta Pokémon che io abbia mai avuto, ovvero un Ghastly. Questo Ghastly di una espansione vecchissima, immagino perché c'è ancora il vecchio modello delle carte con il peso e le informazioni, un Ghastly con 30 punti vita, guardate, guardate le scritte e i colori come erano diversi, con gas soporifero e destino obbligato e tutte le vecchie robe, oh mio Dio, questa l'ho ottenuta con uno scambio, io mi sembra che avessi dato un giocattolino, un pupazzino che non me ne facevo niente, erano le scuole medie, no, erano le scuole elementari, uno degli ultimi anni delle elementari e in cambio ho ricevuto questa. All'epoca guardavo i Pokémon solo in TV, quindi non che per me valesse tanto, ma arrivati ad adesso. L'ho anche plastificata perché, giustamente, la prima carta non si scorda mai e quindi rimarrà sempre con me. L'ho ritrovata nel mio vecchio baule dei giocattoli quando sono andato a fare una revisione in cantina per vedere le cose da buttare, dato che traslocherò e... Boh, mi sono tornati tutti i feels. Piango! E per concludere il discorso carte Pokémon, vorrei rispondere a tutti quelli che mi commentano negativamente i video degli spacchettamenti, dicendo cose come: Oh mio Dio, che sfigato! Hai 20 anni e giochi ancora ai Pokémon! No. Ho 21 anni. Passiamo poi a questa scatolina che mi è arrivata già da un bel po', a dir la verità. Sarà arrivata ad inizio luglio, stavo ancora facendo gli esami di maturità. E arriva direttamente dal Giappone. Contiene delle cose molto interessanti che vi porterò in un video molto particolare un po' più avanti. Però sarei una persona molto cattiva se non vi facessi vedere almeno in minima parte che cosa contiene. Quindi, dai, va bene. Sono una persona generosa e un piccolo spoiler posso darvelo. Facciamo prima una piccola premessa. Dato che il sito iniziava a spedire cose solamente una volta superata una certa soglia di prezzo, tipo 15 dollari, ho dovuto prendere qualcosa che non c'entra niente con le altre cose nella scatola, alle quali poi dedicherò un video, che comunque mi ha fatto alzare un po' il prezzo e mi ha fatto rientrare nei canoni della spedizione. E quel qualcosa è un altro Moncollet! Ma questo è molto speciale perché è di Zygarde 10%, cioè guardate che bello che è. Io adoro Zygarde 10% e anche ovviamente quello 100% che purtroppo non avevano. Mi sono dovuto accontentare di questo, ma signori, per quanto metta a fuoco la mia webcam, guardate quanto è bello, quanto è bello. Non mi pare di aver mai visto commenti negativi su Zygarde 10% e per fortuna direi perché è fichissimo. Posso capire le critiche su quello 100% che è un Megazord, assomiglia a un Gundam, ma questo no. Non vi faccio vedere tutto, ma una cosa ve la mostro. Sono tutte cose appartenenti allo stesso genere e ci farò un video sopra, quindi dovreste capire. La cosa che vi faccio vedere come piccolo spoiler è questa. Madlarz, che cos'è quella busta? Sono popcorn a forma di Pokémon. O almeno spero che ci siano riusciti a fare una cosa del genere, mi sembra un po' impossibile. E qui dentro nella busta ovviamente non ci sono solo questi, ma ci sono anche altri dolcetti, snack, roba da bere, tutto cibo a tema Pokémon. Quindi, se volete che io porti il video nel quale assaggio questo cibo giapponese tutto a tema Pokémon, vedete di lasciare un bel mi piace per questo video, scrivetemi qui sotto nei commenti chi di voi vuole un video dove assaggio questa roba e non so,
assolutamente come potrà mai essere di sapore. Spero che sarà commestibile. Comunque fatemelo sapere con un bel commento e soprattutto con un bel pollice in su al video e vedrò di portarvelo il prima possibile, sperando di non dover andare all'ospedale subito dopo. E dulcis in fundo, arriviamo all'ultimo acquisto di questo episodio. Quello per cui ho ritardato così tanto questo video, quello per cui voi avete iniziato a minacciarmi di morte perché gli acquisti di luglio non uscivano, quello per cui ho appunto aspettato così tanto. Vi pare che in questo video io non abbia comprato, non abbia riservato niente su Pokémon Go? Vi sbagliavate di grosso. Per chi di voi mi segue dal 2014 si ricorderà sicuramente di quando compravo le magliette Pokémon da TT. Dopo 2 anni in cui non lo facevo, ho ricominciato a farlo e per l'uscita di Pokémon Go non potevo assolutamente farmi sfuggire una nuova maglietta. La andiamo ad estrarre? E miei cari Pokéfanatici, c'è una domanda che da molto tempo mi state facendo. Sì, sto registrando qualcosa di Pokémon Go? No, non sono ancora pronto a far uscire un episodio del gameplay perché mi mancano purtroppo le opportunità di trovare Pokéstop. Devo purtroppo andare in altre città per averli perché qui non ci sono. Ecco perché ancora non è uscito un gameplay di Pokémon Go registrato giusto un paio di cose in vacanza dove i Pokéstop e le palestre c'erano. Grazie paesino del cavolo. Ma la domanda più frequente che mi arriva su Pokémon Go è: Dlarz, ma tu che team hai scelto? Su TT sono uscite le magliette del team Valor, Mystic e Instinct, ovvero il team rosso, blu e giallo. E io, signori, come ho dovuto fare la mia scelta per le magliette, ho dovuto fare anche la mia scelta nel gioco. E ovviamente non poteva mancarmi la maglietta per rappresentare il team che secondo me è il migliore di tutti. E mi preparo perché molti saranno in disaccordo e mi vorranno uccidere. Beh, io penso comunque che per correttezza verso gli altri team, per correttezza verso i miei iscritti e per non alimentare guerre inutili, non dovrei dirvi di che team faccio parte su Pokémon Go. Quindi penso proprio che non ve lo dirò. Non mi sembra giusto, non vorrei veramente alimentare discussioni qui sotto nei commenti, non mi sembra il caso. Già mi vedo poi tutti a fare la guerra, tutti che dicono il team rosso è meglio, il team blu è meglio, il team giallo è meglio. Voglio evitare queste cose nei commenti, quindi non penso che vi dirò di che team faccio parte su Pokémon Go. Dovrete purtroppo immaginarlo. Quindi, miei cari Pokéfanatici, con questo video di acquisti del mese di luglio ci fermiamo qui. Io spero che vi sia piaciuto, grazie per avermi seguito anche oggi. Vi chiedo scusa se alla fine ho preferito non dirvi di che team faccio parte su Pokémon Go, ma ho preferito fare così per evitare di alimentare guerre inutili. Spero che possiate capire la mia decisione di non mostrare il team di cui faccio parte. Io vi chiedo di lasciare un bel pollice in su a questo video e noi ci vediamo in un prossimo. Bye bye!